Scienza e fede. Chi dei due vincerà? Che vinca il migliore. Questo è un dilemma dibattuto per secoli. I famosi re magi, che non erano re ma sorvoliamo, sono l'esempio classico di chi studia scientificamente per anni i moti dell'universo, affidandosi interamente ad esso, e poi si converte. Hai deciso di seguire una stella semplicemente perché è un po' più luminosa. Ma cos'è successo di preciso a questi tizi? Praticamente un giorno si accorsero che alcuni pianeti, tra cui Giove e Saturno, si stavano allineando formando quella che in astronomia si chiama congiunzione planetaria, un fenomeno che dalla Terra si vede benissimo perché quando i pianeti si mettono in fila creano una luce fortissima. E infatti nella Bibbia i magi vedono una stella. Tra l'altro gli studiosi hanno accertato che questa congiunzione capitò esattamente nell'anno in cui storicamente nacque Gesù. Capitosi? E capitò nella costellazione dei Pesci, qualcosa che accade tipo ogni 805 anni, un fenomeno spettacolare nel cielo e nulla di più, un evento senza senso. E invece un senso questa cosa ce l'ha, ma si può leggere solo con gli occhi della fede. Quindi scienza un attimo fatti da parte, accade una cosa stranissima. I magi, che non credevano in Dio perché in Oriente c'era il paganesimo, sapevano benissimo che i popoli medio orientali associavano ad ogni pianeta una simbologia. Ad esempio Giove era considerato simbolo della regalità, Saturno simbolo della giustizia e la costellazione dei Pesci rappresentava il popolo ebraico. Praticamente il cielo stava comunicando un messaggio tipo: un re di giustizia sorgerà in Israele. Ma guarda te che coincidenza! E i magi si erano talmente meravigliati che erano curiosi di conoscerlo questo re di giustizia. Perché c'è una cosa che la scienza non riuscirà mai a spiegare: il senso delle cose. Insomma, loro partiranno ed effettivamente troveranno un re a Gerusalemme. Il re Erode, che però gli dirà che si sono sbagliati, perché c'è una profezia nella Sacra Scrittura che svela il posto dove si può trovare questo nuovo re, che è Betlemme, non Gerusalemme. In altre parole, ai magi non bastava la conoscenza del cielo, anche se la conoscenza scientifica gli era servita perché erano partiti da lì, ma non gli bastava, perché per incontrare Dio dovevano necessariamente confrontarsi con qualcosa di poco scientifico come una profezia. Questo perché scienza e fede non sono in contrapposizione, anzi l'una senza l'altra non serve a niente. I magi avevano la stella, ma senza la profezia non avrebbero trovato Dio, così come Erode aveva la profezia ma non aveva la stella. Insomma, solo con l'una e con l'altra messa insieme si può veramente trovare Dio.